Riparte uno dei cantieri più grandi della città di Chieti. L'amministrazione del sindaco Diego Ferrara sta per riavviare il cantiere che prevede la ristrutturazione del terminal bus, sia per quanto riguarda il parcheggio interrato che per quel che concerne la stazione degli autobus e infine la ricostruzione della scala mobile. Ieri mattina c'è stato il sopralluogo da parte della struttura tecnica comunale. Insomma, i cantieri al via insieme. L'assessore Stefano Rispoli. Sì, finalmente lunedì ripartiremo con la cantierizzazione del progetto importantissimo del terminal, una riqualificazione totale di questo spazio che da tempo è stato abbandonato. Quindi con questi progetti che riguardano la riqualificazione totale della stazione dei Pullman, con l'ampliamento del parcheggio e con la nuova scala mobile. Un progetto fondamentale sia per quanto riguarda l'accessibilità della città e sia per quanto riguarda la riqualificazione stessa e l'attrattività per l'accessibilità in città. Con la telecamera di Diego Martelli possiamo girarci, quindi sarà qui il terminal di tutti i bus. Sì, l'intenzione e il progetto che ci ha presentato la direzione dei lavori riguarda la riqualificazione totale della stazione terminal, dove è prevista un'unica stazione Pullman della città. Vediamo sotto di noi questa area. Quest'area sarà totalmente riqualificata, dove sarà ampliato lo spazio del terminal con un piano. Che si andrà a creare un piano sottostante con degli spazi di parcheggi e dare la possibilità ai pullman che sono sopra a Piazza Largo della Vallerizza di inserirsi e fare proprio una stazione anche per il trasporto pubblico, oltre che quella già esistente del servizio extraurbano. Quindi di fatto uniremo la stazione dei pullman del terminal con l'unica stazione dei pullman appunto per sia incentivare l'unico spazio della città e creare meno problemi di mobilità all'interno del centro storico. E poi c'è un'altra opera importante per la città, Sì, c'è dall'altra parte. la scala mobile, che diciamo che questa è la parte finale, perché comunque il lavoro che si farà qui sarà un lavoro impegnativo. È una nuova scala mobile totalmente differente rispetto a quella che c'era prima, sia per quanto riguarda la sicurezza e sia per quanto riguarda i costi di manutenzione. Sarà una scala mobile formata a quattro canne che si prenderà direttamente dalla strada per poter arrivare su a Piazzale Scrivà e quindi arrivare al centro storico. Si può parlare di tempi? Si può parlare di tempi, i tempi sono strettissimi, noi abbiamo una scadenza del finanziamento che dobbiamo comunque rispettare. L'obiettivo è quello di arrivare nei primi mesi del 2025 con un'opera finita e quindi con un altro spazio riqualificato e con dei parcheggi in più in città. Finanziamenti per? Finanziamenti per 5 milioni di euro.